Zombie apocalypse. Buongiorno, allora oggi 23 novembre, la spesuccia di oggi, pomodori da terino, eccoli qua. Ce n'è, quanti grammi ce n'è? È abbastanza piccolo. Azienda agricola Cadoni Angela, Oristano. Però non dice quanto ce n'è, comunque saranno 250 grammi, non di più. Ci costa parecchio. Allora, 1,99 euro, saranno 250 grammi. Poi banane. Eccoli qua, banane sono al chilo 1,79 euro, hanno pesato 345 grammi, sono uscite di totale 62 centesimi. Poi c'è lievito, Bertolini, perché mi piace questo, ce ne sono 4 buste e costa 1,79 euro. Poi latte intero, 2 bottiglie della Arborea, mi pare che siano 2,20 l'uno, totale 4,38 centesimi. Pasta garofalo, uccellino. Questa mi pare che sia d'Oristano, sì, aspetta, ya. Mezze penne rigate, pasta di grano presso Napoli, storico pastificio Garofalo. Io non prendo mai roba di Napoli. Mi sembrava che era Cellino, invece no. Mezzo chilo, 1,59 euro. Un'altra volta devo stare. Ah, la mia Napoli, quanto è brava la mia Napoli. Ecco qua, ecco ragazzi, la mia adorata Napoli. C'è molto inquinamento a Napoli, quindi per questo ecco qua. Allora, qui c'è guanciale, campagnolo, Monte Arci, sì. Questo è sardo, mi sembra. Che questo è del guanciale, a 16,90 è uscito un 152 grammi, quindi pagato 2,56 euro. Quello di vero io. Allora, questa insalatina, Borduelle, Sardegna per un'agricoltura sostenibile. Voglia di rucola, Sardegna, prodotto coltivato in Italia. Borduelle per la Sardegna, ecco, questo è il proprio, questo è, non die, Borduelle, eccolo qua, 1,99 euro, 100 grammi, è carissimo, comunque dobbiamo pur mangiare. E infatti, pomodorini d'Espar, che sarebbero pomodorini pelati, no? D'Espar, 95 caduno, ne ho preso 2 pezzi. Poi farina Cellino, come c'era scritto offerta 95 centesimi e qui mi trovo 29, ma un'altra volta mi porto gli occhiali, esco fuori e mi faccio i calcoli. Una cipolla rossa, come c'era 95 invece mi trovo 1,29, non è bella questa storia. Bello. Allora, cipolle rosse a 1,59 al chilo, hanno pesato 300 grammi, 48 centesimi. Questa con i pomodorini insalata deve essere buonissima, sì. Poi abbiamo pane oggiano. Questo pane oggiano Carmelo, di dov'è? Fontana di Lucolbo, pane all'olio, questo è morbido, né? Grano tenero, acqua, strutto, emulsionato, olio d'oliva, lievito, malto, sale, invece
tante cose che non avrei preferito che non ci fossero state. Oh no, dai. Allora, questo al chilo è... Quindi è 60 centesimi, fortuna che pesa poco. No, no, no. Va bene. Questo è il pane, ragazzi. Per un totale di 18,92 centesimi. Sì, aspetta. Ora fallo vedere. Sì, eccolo qua. Allora, 18,92 centesimi, ragazzi, sì. Mie. Non so se si vede qualcosa. Poi qui ho preso gusto mediterraneo. No, non si vede, comunque, credetemi sulla parola. Di Michelina Gaburoso, via Razzoli. Il vino. Ho preso il vino a 2,50 il litro, quindi 5 euro, 2 litri. Uh-huh. E poi ho preso 10 pellet, uh-huh, sacchetti da 15 ognuno, caduno, e 11,90 al... 11,90 al sacchetto, quindi 124 euro. Sì, okay. Quindi è un bel inverno per i pensionati, certo. Per riscaldarci o ammalarci o comprare il pellet. Eh sì, direi proprio di quindi sì, ragazzi. Ci conviene comprare il pellet e stare sani. Ok, salutiamo, no? Vengo vicino a te. Sì. Tante buone cose a tutti. Ciao ragazze. Buongiorno. Un bacio, ai vicini e ai lontani. Supportateci con un like e a presto. Ciao, ciao, ciao. Aspetta, no, che chiudo. Zombie apocalypse.